Ci sono storie che non devono essere raccontate. Chi lo fa rischia la vita. Ci sono delle zone dove, diciamo, lo Stato è visto come il nemico. Amalia De Simone vive a Napoli e fa la reporter. Con la sua telecamera racconta i crimini della camorra e lo scempio ambientale di un territorio avvelenato e dismesso lungo la via Domiziana. Non so quante volte mi hanno tagliato le ruote della macchina, ma io sono una che non si tira tanto indietro, li guardo negli occhi e poi vediamo, insomma, che succede. Amalia De Simone da anni si occupa della mafia nigeriana, che ha reso Castelvolturno una delle piazze principali per il traffico di eroina. Le vicende internazionali, gli attentati, hanno fatto sì che si accendesse una lampadina rispetto anche al fenomeno della mafia nigeriana. In Italia sono sempre di più i giornalisti che subiscono intimidazioni. Alcuni vivono con la scorta, altri convivono con la paura. Questo è un viaggio nelle storie di chi ha deciso di non arrendersi e continuare a raccontare. Sono Amalia De Simone, ho vissuto buona parte della mia vita a Napoli e faccio la giornalista. Mi occupo in particolare di un settore poco battuto in Italia, che è quello del giornalismo d'inchiesta. I miei genitori mi hanno incoraggiato a lasciar perdere tante volte, me lo fanno ancora. Ma tu ti sei laureata in legge, anche l'abilitazione d'avvocato, fai l'avvocato. Oppure, ecco, il sogno di mia mamma sarebbe stato quello di farmi fare la maestra. Ma insomma, non ce l'ho la faccia da maestra. No, io ho sempre voluto fare questo lavoro qui, è una passione, non riesco a non farlo e credo che sia l'unica cosa che io sappia fare. Lì, esattamente sulla discarica, ci sono una serie di vigneti. Il modo di fare inchiesta di Amalia De Simone è molto particolare. Si potrebbe definire ruvido e basilare. Amalia scende in strada, accende la telecamera e racconta fatti e notizie attraverso le sue fonti privilegiate e la conoscenza del territorio. Il mio è uno stile che predilige prevalentemente il fatto, la notizia, e quindi cercare di far vedere la verità delle cose. Quindi io cerco di andare quasi sempre nei posti, anche quando non è consigliabile farlo. Tutte le volte che mi sono occupata di questioni ambientali, io ci sono andata nelle discariche, ci sono andata a vedere l'acqua quando era rossa, ci sono andata a vedere dove c'erano i rifiuti tossici. Recentemente mi sono calata in una centrale antiatomica dismessa, non sapevo che cosa ci fosse dentro, eppure l'ho fatto per cercare di mostrare che cosa c'era dentro e che secondo me era una bomba ecologica. Amalia si infila nella realtà, ci scivola dentro e si sporca le mani e le scarpe. Vuole portare la sua telecamera a filmare quello che gli altri non vedono. Un obiettivo sempre puntato sulle verità più scomode da raccontare. Mi interessano i fatti, mi interessa stare dentro ai fatti, mi interessa vedere, capire e provare a raccontare, perché penso che la conoscenza sia ciò che ci rende poi liberi, liberi di scegliere, liberi di decidere. Amalia De Simone racconta lo scempio ambientale consumato fin dagli anni Ottanta nei comuni di Castelvolturno, Casal di Principe, Villa Literno e Aversa. Storici feudi di uno dei più sanguinosi clan camorristici, quello dei casalesi guidati dal boss Francesco Schiavone, detto Sandokan.
le sue inchieste attendibili e dettagliate sono ricche di spunti investigativi, di particolari, di nomi e di cognomi. Spesso i racconti di Amalia danno il via a delle vere e proprie indagini da parte delle forze dell'ordine. Ho conosciuto Amalia circa 10 anni fa. L'ho conosciuta perché attraverso gli articoli di stampa che Amalia scriveva mi sono reso conto che era una giornalista che lavorava con impegno e con professionalità. Peraltro gli articoli contenevano delle informazioni molto precise e circostanziate, tali addirittura da poter essere utilizzate come spunto di indagine. Infatti spesso i suoi articoli facevano riferimento a nomi, a fatti e circostanze che sono state utilizzate per verificarne poi la fondatezza sotto un profilo poi operativo. Amalia De Simone fa cronaca di strada a tutto campo. Nel 2009 racconta la storia di una radio abusiva, Radio Nuova Ercolano, che utilizzava le popolari canzoni dei cantanti neomelodici per diffondere i messaggi degli esponenti della camorra dell'Interland napoletano. Stavo indagando su questa radio camorra, e cioè un'emittente pirata che da Ercolano trasmetteva messaggi per gli affiliati ai vari clan. E in questa emittente radiofonica, durante i programmi, attraverso le canzoni, i titoli delle canzoni oppure le dediche, venivano trasmessi messaggi relativi alle estorsioni, relativi anche agli omicidi. Una, dimmi cosa desidera, quel brano? Quello brano là? Metti appuntamento in va bene, ma mettere sopra su. Mo metto sopra su. E per esempio appuntamento in Nova chiedevano, perché era in quel caso poi gli investigatori hanno verificato che si trattava effettivamente di un incontro che doveva avvenire, oppure c'era appunto questo personaggio che chiamava, diceva: pronto, sono io, Miet che sta vita fa paura, dedicato a tutti gli amici, con un tono... Pronto? Chi è? Sono... Ditemi. Dice la chiama Miet, sta vita fa paura, tutto dedicato agli amici, mi saluta tutto quanto. Va bene. Hai capito? Va bene. Ciao, ciao. Poi c'è addirittura un caso molto particolare di una canzone scritta proprio per volere di un boss della camorra, con un video girato con i personaggi che effettivamente avevano avuto a che fare con quel clan. O capo clan non me serie che cattivo non ne overa. O capo clan non me serie che cattivo non ne overa. E c'è questo boss di tra le sbarre che dice: ti raccomando a Dio, e dice: Dio, mi raccomando, guarda tu i figli miei, e se tu proprio non lo puoi fare, lo faccio io che sono il capoclan. Dio, ti raccomando, proteggi i figli miei, e se qualche volta tu non lo puoi fare, non ti preoccupa proprio, che ci pensi io che sono un buon capoclan. Era tutto reale, le auto, i personaggi, addirittura i parenti, c'era di tutto. E questo ce ne accorgemmo noi nell'indagare su questo fenomeno, e poi se ne è accorta la DDA, che ha eseguito degli arresti, addirittura ha processato l'autore e l'interprete di questa canzone. Radio Nuova Ercolano viene chiusa dalle forze dell'ordine. Per la prima volta il popolare cantautore neomelodico Nello Liberti, interprete del vergognoso brano O Capo Clan, viene processato e condannato per istigazione a delinquere. Amalia, con la stessa passione e con la stessa tenacia con cui ha portato avanti l'inchiesta su Radio Nuova Ercolano,
si occupa da anni della piaga dei rifiuti tossici sversati nei terreni e nelle campagne dei comuni del Casertano. Un territorio meraviglioso e martoriato, un territorio che è stato nel corso degli anni prima cementificato e poi avvelenato. Oltre, diciamo, all'immondizia visibile, e qua ci sono frigoriferi, ma ci sono anche scarti di edilizia e cose industriali, si vede, no? I pannelli e tutto, ma il terreno lo vedete che è rialzato ed è a strati, il classico sandwich. Ma Amalia De Simone non si accontenta solo di filmare e denunciare le condizioni di degrado e di abbandono del litorale Domizio. Le piace scavare dentro i meccanismi della camorra, indagare anche gli aspetti imprenditoriali e finanziari degli affari dei clan. E così Amalia porta alla luce le collusioni con la politica corrotta e fa i nomi di imprenditori insospettabili, spesso del nord Italia. Questa è la discarica di Pianura. Qui, per 30 anni, le industrie del nord hanno scaricato veleni di ogni tipo. Qui sotto addirittura ci sono degli autoarticolati lasciati cadere perché sarebbe stato troppo pericoloso sversare il loro contenuto. Questo è un lavoro che a me è sempre piaciuto fare sulle società, sugli appalti, sulla parte imprenditoriale della camorra, ma l'ho fatto insomma anche per le altre mafie. E questa è una cosa che ha sempre dato molto fastidio, anche perché spesso chi agisce per conto della camorra ha un vestito pulito, sta più o meno nelle regole. Quando la camorra veste i panni insospettabili dell'imprenditore, la dissuasione non passa più dalle minacce fisiche. Se sono parole le armi usate contro i loro interessi, i boss tentano di fermarle attaccando la credibilità di chi le scrive. Trascinano i giornalisti in una girandola di querele per diffamazione che li costringono a fermarsi e a pagare enormi cifre per difendersi in tribunale. Queste sono vere e proprie intimidazioni, perché nel momento in cui tu non puoi fare più il tuo lavoro, è quello il momento in cui sei morto, è quello il momento in cui ti colpiscono. Quando il giornalista non può più pubblicare le proprie notizie, lì rimane solo. Il settore dei rifiuti, del ciclo dei rifiuti, è senz'altro un settore molto sensibile, dove gli eventi giudiziari e le sentenze che sono state messe su questa tipologia, su questo segmento dell'attività pubblica, ha dimostrato forme di commistione tra interessi dell'imprenditoria deviata e della politica deviata. Quindi sicuramente un giornalista che indaga e che fa inchieste su questo settore è molto esposto a possibili rappresaglie o a forme di intimidazione che si possono tradurre pure, non so, attraverso delle querele temerarie e altre forme di intimidazione. La querela temeraria è lo strumento più subdolo e più forte, secondo me, che si ha a disposizione contro un giornalista, perché è uno strumento che innanzitutto ti mette a confronto con il tempo. I tempi della giustizia sono lunghissimi e tu hai una spada di Damocle sulla testa. Io non so dire quante querele mi siano arrivate nel corso degli anni, non lo so dire, perché è una cosa che mi fa male, perché è una cosa che in determinati momenti mi ha causato dei problemi, perché ti devi fermare, perché devi provvedere a difenderti, e quando tu ti fermi e sei precario perdi delle giornate di lavoro, oltre a dover spendere dei soldi per difenderti. Ha come conseguenza anche una sorta di delegittimazione, perché se il direttore vede una prima querela e una seconda querela, dice: ma questa è una rompiscatole. Nonostante una collezione da record di querele e atti giudiziari, Amalia De Simone non ha mai spento la sua telecamera e continua a raccontare un territorio di una bellezza struggente, il litorale Domizio. 50 chilometri tra Pozzuoli e il fiume Garigliano, dove fino a pochi anni fa si alternavano dune di sabbia e fitte pinete. Oggi quella costa è stata sbancata e devastata dall'abusivismo. Palude, sabbie mobili, desolazione e morte. Così era fino a 10 anni fa,
questa zona presso Castel Volturno, al di fuori del comprensorio della bonifica pontina. Una terra che sembrava destinata all'abbandono. Poi ci fu chi intuì le grandi possibilità di quel territorio isolato e cominciò un'opera gigantesca di riscatto e di costruzione, che a molti parve follia e che invece era illuminata. Un pezzo di mondo abbandonato a se stesso a poco più di 200 km a sud di Roma e meno di 50 da Napoli. Una striscia di litorale che un tempo prometteva di essere un Eden esclusivo per vacanzieri benestanti. Qui veramente abitare significa vivere e non trascinare l'esistenza tra i mille veleni delle città. Qui gli adulti possono ritemprarsi, trovare nuove energie e i ragazzi crescere sani, fuori da un inquinamento che non incide soltanto sul fisico, ma anche sullo spirito. Facciamo un giro per questo territorio pieno di contraddizioni che è Castel Volturno. Secondo me è una delle più grandi truffe che ci sono in giro. È un posto fantasma, dove vivono personaggi fantasma. È un posto che è pieno di villette sventrate, di case disabitate, tutto frutto di una speculazione edilizia degli anni passati, selvaggia, che ha devastato completamente il territorio. Per Amalia De Simone, punto di riferimento su questo territorio devastato è il fotografo e amico Giovanni Izzo. Da più di 30 anni, con i suoi scatti, Giovanni immortala volti, luoghi e macerie lungo la via Domiziana. Negli anni, il suo lavoro gli ha consentito di avere la fiducia della comunità nera, che lo lascia entrare e raccontare luoghi e storie altrimenti inaccessibili. Professionisti, impiegati, commercianti, artisti, dirigenti d'azienda che l'hanno scelta come residenza fissa hanno creato le basi di questa popolazione felice. L'ordine è tutelato ufficialmente, ma a fine Tamare i carabinieri hanno ben poco lavoro. Al posto medico arrivano soprattutto ragazzi con le ginocchia sbucciate. Dopo 50 anni dai cantieri del villaggio Coppola, ecco cosa rimane di quel sogno che ha divorato le dune e tradito le speranze. Oggi quella speculazione su uno dei più bei tratti di mare, proprio di fronte all'isola d'Ischia, è diventata questo. Un rifugio occupato da famiglie disperate ed immigrati irregolari. Allora va a far culo! A un nero di nuovo! Zitto! Vado a me! Il giorno! Vado a me! Santa zitto! Vai! Vai a Libia! Vai in Libia! I said it in my name! I will never give up this area! I will never give up! Io ammazzare quelle che è ancora a te e portare Italia! Io pagare! Io non pagare se non viene pagare a te! Scusa! Io! Ciao! Sì! Scusa! Da quanto tempo abita qui? Di 6-7 anni. No. E come ti. E com'è vivere qui? Com'è? Com'è vivere qui? Male. Scuola dentro. E avevo promesso il sindaco che ci va a portare un appoggio, invece non se ne frega. Sì.
Nel 2003, dopo 35 anni di contenzioso con i proprietari, i quattro palazzoni appoggiati sulla sabbia del demanio pubblico vengono abbattuti. È il primo passo del progetto di riqualificazione dell'area della Domiziana. Un progetto, però, che non si è mai concluso. Queste case invisibili, a due passi dal mare, dove non ci sono indirizzi e non ci sono utenze, sono diventate un rifugio perfetto, nascondiglio introvabile per chi traffica illegalmente. E la mafia nigeriana, oggi, ne ha fatto il suo quartier generale in Europa. Queste case, che una volta erano le case, diciamo, le seconde case, quelle di vacanza dei napoletani, eccetera, adesso spesso, che spesso sono in rovina, vengono occupate da questi esponenti della mafia nigeriana. Spesso non hanno identità, hanno la possibilità di cambiare spesso i documenti. C'è proprio a Napoli un florido mercato di documenti falsi. Loro sono fantasmi in una città fantasma. L'invisibilità dei villaggi fantasma ha reso Castel Volturno una delle principali piazze di spaccio mondiali per il mercato dell'eroina. La mafia nigeriana ne gestisce il commercio in regime di monopolio. Sfrutta la prostituzione tenendo in ostaggio giovani donne che sottopone ad ogni tipo di violenza e vessazione. La mia fonte mi indicò anche questi terreni come posti nei quali, l'abbandono visibile, nei quali venivano spesso nascoste delle cose come appunto le armi, come per esempio la droga, eccetera. La fonte di Amalia è Chris, un giovane ragazzo nigeriano che è in grado di svelarle i luoghi dove la potentissima mafia nera opera nell'ombra delle case abbandonate ed occupate di Castel Volturno. Eccolo, eccolo, ecco Chris. Ehi! Chris è un ex bambino soldato della Nigeria, vive da anni a Castel Volturno e oggi collabora con le forze dell'ordine per riportare la legalità in questo territorio. Chris ha un passato oscuro, sa molte cose e da quando ha iniziato a raccontarle ha subito minacce ed intimidazioni da parte dei suoi connazionali. Che è successo? Mi hanno minacciato più di 2-3 volte per fare questa testimonianza che ho fatto. Chris, per Amalia, è una fonte preziosa. Sa come vengono importate le armi e nascoste nei campi. Sa come i nigeriani irregolari si procurano i documenti falsi e sa ogni punto in cui lungo la Domiziana si vende eroina. Uno di questi è il Boomerang, un ex hotel 4 stelle ridotto a poco più di un rudere, che si è trasformato in una delle più grandi e pericolose piazze di spaccio di eroina. Un vero e proprio fortino dove il viavai di spacciatori è sorvegliato costantemente da vedette. Al suo interno, invisibili e disperati comprano e consumano la loro vita con l'eroina. Questa è una piazza di spaccio? Sì, un spiaccio di questa casa qua. Quello è stato chiuso più di 4-5 volte la carabinieri. Però ogni volta che si chiude, loro vengono a aprire per entrare. Ci stanno tutti quanti dentro questo posto. E qui spacciano? Qui spacciano. Ci sono guardie sempre, tutte parti. Una guardia che guarda sempre. Quelle pagano anche loro. Una sentinella, certo. Ecco. Quindi questa è una sentinella? Sì. Ce ne sono due dentro che si muovono. Per entrare è molto molto difficile perché è pericoloso. Il fenomeno di una mafia nera, violenta e spregiudicata,
appare per la prima volta evidente solo nell'estate del 2008, quando una vera e propria strage lascerà stesi in terra i corpi di 6 ragazzi africani. Quell'anno una scia di sangue scorre quasi ininterrotta lungo la via Domiziana. Dietro l'escalation di violenza nei comuni del Casertano c'è il boss Giuseppe Setola, uno dei capoclan più sanguinari nella storia della Camorra. È lui che decide di ristabilire il controllo sul territorio dopo gli arresti e le condanne degli storici capi dei Casalesi. La vicenda della strage di capitato da Giuseppe Setola, esponente del clan dei Casalesi, un killer feroce, sanguinario. C'erano stati tantissimi omicidi. Un omicidio che mi tocca particolarmente, che è quello di Domenico Noviello, che era un imprenditore, uno che aveva un'autoscuola e aveva denunciato il racket, aveva denunciato vessazioni da parte del clan dei Casalesi e che io avevo, sulla cui storia avevo provato ad accendere i riflettori tempo fa. Decidemmo di intervistare questa persona. Furono dei giorni, insomma, da thriller, perché si percepiva la difficoltà di questa persona e lui aveva la consapevolezza che lo avrebbero ucciso, aveva anche consigliato ai figli di allontanarsi, di andare via. La situazione era così tesa che decidemmo di intervistare la moglie e coprirla. E lui poi, durante l'intervista, però, Mimmo Noviello intervenne: diglielo che ci uccideranno. 8 anni fa aveva fatto arrestare una banda di estortori. Oggi è stato freddato da 2 killer. È successo a Castel Volturno, nel Casertano. Domenico Noviello, 64 anni, come d'abitudine, stava percorrendo un viale di Baia Verde sul litorale Domizio quando i sicari lo hanno crivellato di colpi. Ecco, aver provato a fare questa cosa e sapere poi che dopo pochi mesi questa persona è finita, trucidata da questo gruppo di fuoco di Giuseppe Setola, fa male. Significa che non sei riuscita, non hai fatto in tempo a urlarla questa storia. Questa è una vicenda nella quale ho sperimentato l'inutilità del mio lavoro, perché non è servito. L'omicidio di una persona per bene come Domenico Noviello, che ha pagato con la vita il rifiuto di sottostare a regole e imposizioni criminali e che, per aver denunciato i suoi estorsori, è finito crivellato di colpi, per la prima volta fa vacillare la grinta di Amalia e la passione per il suo mestiere. La Camorra ha sempre mal tollerato che la mafia nigeriana facesse affari senza chiedere il permesso, senza pagare quanto loro ritenessero i nigeriani dovessero pagare. E le mire economiche sempre più grandi e le ambizioni di gestire in autonomia il traffico di cocaina degli africani non potevano essere tollerate ancora a lungo dai Casalesi. Giuseppe Setola è latitante e vive nascosto e braccato come un animale nel territorio del Casertano. Setola vuole una punizione esemplare contro gli africani e ordina di aprire il fuoco davanti ad una sartoria di Castel Volturno, ritrovo abituale della comunità nera. Strage di Camorra nel Casertano, 7 morti e 1 ferito in una sparatoria, rappresaglia del clan dei Casalesi contro spacciatori nordafricani. Giuseppe Setola decise che doveva far sentire la sua voce anche nei confronti della comunità di immigrati che viveva sul litorale Domizio. Castel Volturno, il clan dei Casalesi fa strage di immigrati, forse spacciatori. Aprì il fuoco su alcuni ragazzi, per lo più ghanesi, poi c'era anche, credo, un liberiano, che erano all'interno e fuori di una sartoria e che con la mafia nigeriana non c'entravano niente.
e furono assassinati. Una scena terribile. È la strage di San Gennaro. La morte di 6 extracomunitari innocenti scuote le coscienze. Castel Volturno diventa per giorni un set televisivo. L'emozione è enorme, ma i sentimenti contrastanti. Chi sono quei neri e perché sono stati uccisi in quel barbaro modo? Mentre l'Italia si ferma a riflettere, nella comunità africana scoppia la rabbia, che porta ad una vera e propria rivolta. Un corteo di protesta si avvia sulla Domiziana, blocca il traffico per ore, rovescia e incendia cassonetti, ribalta automobili, assalta e saccheggia i negozi. Gli immigrati si fecero coraggio, scesero per strada, manifestarono, protestarono, ci furono anche delle proteste molto forti, ci furono anche degli atti di vandalismo, eccetera, era la rabbia, perché loro volevano dire: hanno ucciso i nostri, li hanno uccisi, non capiamo per quale motivo, non siamo tutti mafiosi, ribelliamoci a questa cosa. Si ribellavano alla camorra in quel caso. I casertani, i napoletani, erano stati più o meno silenziosi, erano terrorizzati da quell'insieme di eventi, da tutto quello che si era verificato fino ad allora, quella catena di omicidi. Chris dice di sapere ogni cosa di quella maledetta sera. Sostiene di essersi salvato per miracolo perché fino a pochi istanti prima anche lui era sul luogo dell'agguato davanti alla sartoria. È stato io che ho portato lui a lavorare lì, alla sartoria. La stessa giorno, quando ci sono queste strage, ho stato lì con i miei amici. Mi puoi spiegare perché, che cosa è successo? Perché sono morte delle persone innocenti? Dicono fatto di mafia, TAS, là, eccetera. Però in realtà no. In realtà è stato per droga. Chris riscrive la storia di quella tragica sera e racconta un'altra verità. La strage, come emerso dal processo, non sarebbe la punizione esemplare e sommaria per i nigeriani che avevano smesso di pagare la percentuale sul traffico di eroina. Per Chris, invece, i casalesi e la mafia nera erano in perfetto accordo. Gli uni compravano dagli altri e lavoravano insieme, facendo affari. Fino a quando non è sparita una grande partita di droga secondo il più classico dei copioni. La vendetta dei casalesi non si è fatta attendere. Non è fatto di non pagare i casalesi, lavorano insieme, capito? Poi lui ha preso roba di casalesi, invece di dargli casalesi roba, lui ha rifiutato. Lui è andato in giro, ha lasciato Casale, è venuto in villaggio Coppola. Sta scappando sempre. È ancora vivo? È morto. Lui era la prima persona che hanno sparato. Nella strage? Nella strage, perché stanno cercando proprio lui. Non altre, non stato proprio di pagamento di là. Però. E quindi era una partita di droga. Una partita di droga. Non è stata restituita? No, perché hanno pagato per trasporto, casalesi, per portarlo questa droga. Capito? Sì. Però quando questa roba è arrivata, era 6 kg, hanno pagato quasi 300.000 euro per arrivare questa droga. E poi lui non gliel'ha più data? Non è abitata, perché lui ha portato qualche campione, poi hanno arrestato. Proprio avanti del benzinaio di Castelvolturno. Là hanno arrestato. Lo conosco tutto quanto. Si chiama Cinedu, lo conosci? Io dire nome, anche se lui mi ascolta, lui sa bene questa storia che anche io so bene. Sono passati molti anni dalla strage di Castelvolturno. Il clan dei casalesi è quasi tutto in galera, ma lungo la via Domiziana non è cambiato molto.
La mafia nigeriana continua nello sfruttamento della prostituzione e Amalia, con l'aiuto di Chris, continua a denunciare le violenze a cui sono sottoposte le schiave prostitute. I come to pay my boss. I come to pay my boy. And how much is it? How much did I charge you? $30,000, that's what I charge you, that's what I charge all my girls. I will pay my money fully. I will pay my money fully. I will never have any issue with my boss. I will never have any issue with my boss. What do you come do? Okay, I come to do prostitute. Yeah, if you come, they fuck up. Il modo di lavorare di Amalia, a stretto contatto con le fonti e il racconto diretto senza filtri di un territorio così complesso e ad alta densità camorristica, la espone inevitabilmente a dei rischi. È capitato, non sempre era facile individuare esattamente da dove provenissero, però non sempre le ho denunciate, anche perché insomma io sono terrorizzata dal fatto di dover avere una tutela. Io esprimo tantissima solidarietà ai colleghi che rischiano la vita e che hanno una scorta. Io con la scorta non potrei fare il lavoro che faccio, non esiste. Non so quante volte mi hanno tagliato le ruote della macchina. E una volta, ecco, in quel caso lì, poi ho dovuto fare un verbalino perché avevo portato a fare un controllo e il gommista mi aveva detto: ma hai dei tagli lungo tutte, insomma, sulle gomme, come a volerle lesionare per poi farle esplodere in viaggio. Era un periodo in cui mi stavo occupando di varie vicende, per esempio la prostituzione minorile. Le questioni sui bambini mi toccano tantissimo, e anche sui rifiuti. E quindi successe che ne parlai così in maniera abbastanza informale con i carabinieri, che mi presi un cazziatone, perché: ma come? Ma non ce l'hai detto? Ma a me è possibile? Queste sono cose, devi stare attenta. Per Amalia De Simone la paura è un ingrediente fondamentale del giornalismo d'inchiesta. Le intimidazioni che ha subito non l'hanno né fermata né spaventata. Per lei, giornalista precaria, la querela temeraria resta la minaccia più efficace. La paura è un sentimento che uno, secondo me, dovrebbe sempre avere un po' dietro, perché ti aiuta a stare attenti, a stare concentrati. Però se ti devo dire che io sono impaurita rispetto a quello che accade, io credo di non averne un reale motivo, o comunque di sapermi guardare abbastanza bene le spalle e comunque me la faccio passare eventualmente, perché o si fa o non si fa. Io non lo so fare diversamente questo lavoro, cioè non mi puoi mandare a seguire la conferenza stampa o la sfilata di moda, non lo so fare, so fare questo. Toglimi questo, mi hai tolto tutto e che si fa? Così lo so fare, non c'è altro modo per me. Quindi, c'ho paura. Per Amalia il riscatto del territorio passa inevitabilmente dal ripristino della legalità e dalla riconquista dei luoghi e dei beni confiscati ai clan. A Ercolano, dopo la chiusura da parte delle forze dell'ordine di Radio Nuova Ercolano, usata dai clan per inviare messaggi e saluti attraverso dediche e canzoni popolari, è nata Radio Siani. La sede di Radio Siani è nella casa confiscata al boss Giovanni Birra. Nel cuore della città di Ercolano, dove c'era la casa dei camorristi, oggi c'è una radio anticamorra. Questa casa affaccia sul corso principale di Ercolano, quasi di fronte alla casa comunale, e da lì questo boss ordinava omicidi, regolamenti di conti. Bene, il comune decide di assegnare questo bene confiscato a questo gruppo di ragazzi. La canzone che abbiamo sentito prima, quella era Dottor Monti. Allora, la canzone di prima era una canzone molto bella, che è talmente bella che non mi ricordo come si chiama.
i ragazzi di Radio Siani aprono i microfoni alla voce e alle storie delle vittime del racket. Denunciano le estorsioni ed esortano alla legalità. Ben presto la radio diventa un punto di riferimento non solo per tutti i commercianti di Ercolano, ma per chiunque voglia dire no alla camorra. E quando i ragazzi della radio organizzano una marcia anti-racket, la risposta della città è travolgente. Decisi di andare a vedere cosa stavano facendo questi ragazzi e lì ci siamo un po' innamorati. Decisi anche io di mettere un pezzettino del mio tempo, della mia professionalità, dando una mano proprio nell'organizzazione. Amalia mette al servizio dei ragazzi il suo tempo libero e la sua esperienza, diventando la direttrice della radio. La stanza nella quale ci troviamo è la redazione della radio, una volta cucina, diciamo, del boss. Interessante, diciamo, il fatto che in zona ci abitano ancora i familiari del boss. Ci sono loro, ci sono anche, diciamo, gli altri affiliati, diciamo, che appartenevano al clan e che comunque abitano ancora in zona. Il lavoro dei ragazzi non passa inosservato. I microfoni della radio non solo diffondono iniziative anti-racket, ma parlano degli affari sporchi dei clan e dei processi dei boss arrestati. E a volte, con l'arma micidiale dell'ironia, raccontano storie che non devono essere raccontate. Per fortuna, grazie anche all'associazione anti-racket, alle denunce dei commercianti, ai progetti proprio portati avanti dalla radio, diciamo che ne vediamo sempre meno e noi siamo contenti di questa cosa. Una trasmissione che, insomma, io pensavo potesse essere interessante era questa Giustizia senza filtri, dove trasmettevamo i processi. Questa trasmissione sicuramente ha dato fastidio, tant'è che un parente del boss, un affiliato ai clan della Camorra di Ercolano, una sera si prese la briga, prima di minacciare dal balcono alcuni ragazzi che stavano, insomma, chiacchierando qui fuori, e poi addirittura salì. Salì mentre era in visita una scolaresca e cominciò a insultare i ragazzi, a dire: che volete fare, l'anti-racket? Parolacce, chiaramente, eccetera. Vi devo uccidere, vi devo fare, davanti ai ragazzini. Questa è stata una cosa insopportabile. I ragazzi mi chiamarono immediatamente, andammo insieme dai carabinieri, sporgemmo denuncia, fu arrestato subito, processato e condannato. E questo fu... Non abbiamo mai pensato che potesse succedere nulla di grave, ma è grave il fatto che loro possano pensare di permettersi di fare una cosa del genere davanti a dei ragazzini che vengono qui a provare... a vedere che cosa si fa in questa realtà, che è una realtà di volontariato. Questo era Frankie B in freestyle, direttamente su www.radiosiani.com. C'è una cosa bellissima: sulla parete della cucina un nipote del boss Giovanni Birra ha scritto "Abbasso alla camorra". E quando tu ottieni una cosa del genere, e questa cosa è una conquista di quei ragazzi, indipendentemente da me, significa che qualche cosa la stai cambiando, che stai facendo entrare quella parola camorra in quelle case in una maniera diversa. Se fino a quel momento era stato il welfare, era stato quello che li faceva sopravvivere, andare avanti, ma anche quello che gli toglieva i padri, che li mandava in galera o che li faceva morti, ammazzati, adesso quella parola entrava in un'altra, con un'accezione differente. Bagnoli, siamo
a Città della Scienza. E grazie per avermi intervistato qui, perché io adesso mi sono venute mille idee per raccontare tutto questo. Sono passati 2 anni e ci abbiamo ancora tutto questo da ricostruire, ancora tutto in rovina, e secondo me non è possibile. È la sera del 4 marzo del 2013. Dalla Città della Scienza si alzano fiamme visibili a distanza di chilometri. Un devastante incendio ha distrutto a Napoli la Città della Scienza, fiore all'occhiello della cultura partenopea. Non si esclude il dolmen. I pompieri impiegano 13 ore per domare l'incendio. La mattina successiva, quando il rogo è spento, della Città della Scienza rimangono solo macerie. Lo shock, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, è grandissimo. La Città della Scienza era l'unico grande progetto portato a termine con successo nell'area di Bagnoli. Un centro scientifico d'eccellenza, visitato ogni anno da migliaia di studenti e turisti. Non ci sono dubbi, l'incendio è di origine dolosa. Tutta Napoli reagisce alla violenza e alla distruzione stringendosi intorno a quel che resta della Città della Scienza. Dopo qualche mese il museo riapre in una struttura temporanea ed è lì che ancora oggi continuano le sue attività con la speranza di poter ripartire al più presto, mentre l'inchiesta sull'incendio è ancora in corso e senza nomi. Io credo che questo luogo rappresenti fortemente quello che è la città di Napoli oggi, una città bella, maledetta, violentata, che è appunto in dismissione e che però deve reagire, perché questo era il territorio del sogno degli operai dell'Italsider, svanito nel nulla. Doveva essere il rilancio dell'industria a partire dal sud, tant'è che avevano sacrificato un posto bello come questo sul mare, mettendoci un'azienda, e poi invece è finito nel nulla. Bagnoli, un angolo di paradiso sacrificato al sogno industriale di Napoli. Tutto inizia ai primi del Novecento, ma è negli anni 50 che la zona viene ridisegnata dai capannoni delle fabbriche dell'Ilva e poi dell'Italsider. Ma la vocazione operaia di Napoli non dura molto. Gli altiforni dell'Italsider chiudono nel 92, dopo una lunga agonia, lasciandosi dietro rimpianti e scheletri di cemento che ancora oggi sfregiano un panorama incantevole. Bagnoli oggi è commissariata. Per riconvertire e riqualificare la zona occorre prima bonificarla dai veleni della lavorazione dell'acciaio e dall'amianto. In più di 10 anni si susseguono tentativi di risanamento mai completati, mentre 945 ettari di terreno aspettano ancora oggi di essere restituiti alla cittadinanza. Napoli è in dismissione a partire anche da territori come questi, come quello di Bagnoli, su cui ci sono gli interessi della Camorra per gli appalti, per la bonifica, per la ricostruzione, dove si è sperimentato anche una politica fatta di clientele. I napoletani soffendono, raccontate sempre le cose negative di questa città. Certo, bisogna raccontarle le cose negative, bisogna andarci dentro, sporcarsi le mani, bisogna andare e spiegare perché esiste quello, perché a partire da quello poi si può ricostruire, si può distruggere e ricostruire, non più dismettere e lasciare le cose in maceria, no? Ma utilizzare quelle macerie per poi
ricreare qualcosa di nuovo, e non bisogna perdere tempo. Per me è incredibile che sono passati 2 anni e io ho ancora tutto questo intorno. Mi fa rabbia, onestamente mi fa rabbia.